Anticipo di lusso dell'ottava giornata dei cadetti. Al Nereo Roccola, capolista Siena, imbattuta in campionato, cerca la quinta vittoria di fila al cospetto di una Triestina sorprendentemente al quarto posto in classifica. Conte deve fare a meno degli infortunati Brandao e Camatà e degli azzurrini Bozzoni e Marrone. Iaconi dalla sua deve rinunciare a Lunardini, ma recupera il brasiliano Toledo. La prima conclusione in porta è degli ospiti al minuto 11 con il sinistro centrale di Carobbio su calcio di punizione. Al 14esimo la risposta locale. Antonelli si accentra dalla destra e scarica il sinistro di un niente al lato della porta di Coppola. Al 19esimo ancora Triestina con il bolide mancino dai 25 metri di Testini, respinto con i pugni da Coppola. Al 33esimo Marchi reclama il penalty per un presunto contatto in area con Terzi. Per il direttore di gara Calvarese è simulazione con conseguente cartellino giallo. La gara offre continue emozioni. Al 41esimo Mastro Nunzio ci prova con il destro, sfera sul fondo. L'occasione più clamorosa capita però sulla testa di Brosco al 43esimo. Coppola si distende sulla sua destra e dice no. L'inizio di ripresa è tutto di marca alla bardata. Al quarto minuto splendida azione sulla sinistra sull'asse Toledo-Malagò. Cross al centro per la conclusione al volo di Godeas. Sfera alta ma applausi a scena aperta per l'11 di Iaconi che gioca davvero bene. Al sesto Testini su punizione mette i brividi a Coppola. Nel finale Conte gioca la doppia carta a Reginaldo Brienza e l'innesto dei due sveglia i compagni. Al 40esimo Colombo salva sul destro ravvicinato di Larrondo. Al 42esimo ancora Colombo protagonista sulla conclusione dal limite di Codrea. Questa l'ultima emozione, la Triestina allunga 6 risultati utili di fila e ferma la striscia di successi del Siena che si porta momentaneamente a più 5 sulle dirette inseguitrici.